Vi ringrazio moltissimo di essere qua stasera, ringrazio prima di tutto l'Associazione Cortifredo, il presidente e l'amico carissimo Avvocato Lemo Costantini. Ho colto l'occasione di questo invito per cercare di fare un attimo il punto su quello che sappiamo, sulle molecole clonali, su quello che può dire la mia disciplina scientifica, che è la gastronomia, sulle molecole clonali, su quello che potremmo facilmente sapere, questo lo dico alla fine, sulle molecole clonali e anche su una cosa un pochino meno allegra, ma anche questa andrà alla fine, sulle molecole clonali. Quindi sarà un seminario che ha alcuni aspetti leggermente tecnici. Per farvi digerire ho optato per molte fotografie, quindi spero che il tutto mi aiuterà, adesso mi devo trasferire. Allora, dicevo, voglio fare parlare oggi, fare un po' il punto su tutto quello che veramente sappiamo sulle molecole clonali. Allora, l'esperimento sarebbe di vedere quanto ne sapete, quindi vi faccio vedere alcuni di questi luoghi e voi dovete conoscere, così ci scaldiamo. Qui dove siamo? Bravissimi. Segni. Perfetto. Segni, porta saracena, perfetto. Cori. Cori. Veroli, bravissimi. Arpino. Norma. E questa è la fonte della propria diamante che ritroveremo tra poco. Allora, questi sono luoghi che sono nel Lazio. L'altra schermata presenta dei luoghi che sono fuori dal Lazio, diciamo. Vediamo se riconoscete questo. Cosa? Esatto. Orbetello, con la mura poligonale che gettano direttamente sull'acqua. Amelia. Alba Fucens, ma c'è qui gli ho messo un piccolo aiuto e l'avete riconosciuta, è Cusco. Allora, cosa vuol dire questo discorso? Vuol dire che queste mura accompagnano una serie di luoghi, una serie di tempi che hanno un arco molto esteso sia geograficamente che cronologicamente. Ci sono ovviamente le mura poligonali ittite, ci sono quelle micenee, ci sono quelle inventate in modo indipendente ma assolutamente analoga. Se non commettevo il lama andavo un po' più nel dettaglio, non è che era tanto chiarissimo che ci trovavamo a posto. Quindi è una tecnica che è stata inventata e reinventata molte volte e che adesso ricopriremo nella sua tecnicità, perché vi voglio dare il senso che fare un muro poligonale è una cosa molto seria, è quasi una cosa banale da dire, ma molti lo dimenticano. Quindi voglio dare il senso che un muro poligonale è una cosa seria. Allora, prima di dare il senso di un muro poligonale è una cosa seria, voglio fare fuori questa roba. Allora, queste cose qua si chiamano le cosiddette maniere del Lugli, sono state introdotte da Giuseppe Lugli nella prima metà del Novecento per classificare le mura poligonali. Se ci continuiamo a portarci dietro le maniere del Lugli non ne usciremo mai. Perché? Perché le maniere del Lugli sarebbero, allora c'è una prima maniera che non è l'opera poligonale, prendo dei sassi grossi e li metto uno sopra l'altro. Noi oggi lo facciamo in prima maniera, quando si fanno i greti dei torrenti si fa la prima maniera dell'opera poligonale, non c'entra niente con l'opera poligonale. L'altra maniera che non c'entra niente è quella che lui chiama quarta maniera. La quarta maniera è fatta da blocchi che hanno quattro lati, sono trapezoidali. La prima foto che ci ha fatto vedere, la quarta. No. Sono incastri tipicamente perfetti e sono tipici delle remise.
Quindi non portarselo dietro significa dare un senso evolutivo, eh? Cioè c'è la prima maniera che è grezza, poi c'è il poligonale, poi c'è la quarta maniera che è meglio in qualche senso, e poi c'è la paraquadrata. Quindi è sbagliato sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista mentale, perché l'opera poligonale è una cosa a sé. Quindi io non uso mai nei miei libri e o nei miei articoli, non userò le maniere dei lupi. Per quanto riguarda la seconda e la terza, sono talmente la stessa cosa che lui li disegna uguali, cioè lui ha disegnato prima questo, poi l'ha ingottito e l'ha fatto la seconda. Quindi il poligonale è questo, una tecnica che prevede il taglio perfetto, poi può essere più o meno perfetto, però questo aggettivo perfetto non ci preoccupa, di poligoni che formano delle figure. Adesso andiamo dentro a vedere come sono fatte queste figure. Prima di tutto, quello che distingue il poligonale è l'esistenza di un progetto. Questa è un'altra cosa che spesso non viene compresa, non viene valutata. Se voi volete fare un muro di blocchi parallelepipedi, prendete i blocchi che arrivano dalla cava e li spaccate e mettete su. Il primo che arriva lo mettete su. Se volete fare il poligonale, non potete fare così. Dovete seguire un progetto. Vi faccio vedere l'unico studio serio che è stato fatto dal mio carissimo amico recentemente scomparso Jean-Pierre Corse. Lui ha studiato i muri Inca, ha scritto un famoso libro sui muri poligonali di Tallantacapo, siccome ne scoccio il disco. Lui si è stato l'unico che io sappia che si è posto il problema di fare il reverse engineering di un muro poligonale. Cosa vuol dire reverse engineering? Ingegneria inversa, capire come un ingegnere, un architetto, chiamato come volete, ha realizzato un'opera. Per fare questo dovete fare il reverse engineering, poiché il muro poligonale è un'opera di ingegneria o di architettura, no, come volete. Se vogliamo capire come è stato fatto, dobbiamo tornare indietro. Adesso non entro nei dettagli, però bisogna mettersi lì e cercare di capire quali sono state le scelte che sono state fatte. Una volta che io ho fatto un corso di fondazione in grigio, devo andare su, devo fare delle scelte. A seconda di come farò queste scelte, si creeranno delle scelte obbligate, cioè si creeranno dei luoghi in cui io devo tagliare il blocco esattamente come vuole lui e non come voglio io, altrimenti il muro poligonale non si chiude. Quindi dovete pensate al cantiere dell'opera quadrata, in cui arrivano i blocchi tutti uguali, se non sono uguali di squadro li metto su. Pensate al cantiere dell'opera poligonale, in cui arrivano almeno decine di blocchi e io devo scegliere quello che ha le dimensioni più vicine a quello che mi serve, tagliarlo nel modo opportuno. Non solo, quando lo taglio devo pensare anche al successivo, possibilmente anche al successivo. Quindi è una tecnica costruttiva che richiede un progetto. Questa è una delle cose che spesso vengono sottovalutate. L'altra cosa che sì, questo diciamo è conoscenza abbastanza comune, però è il fatto che chi costruisce un'opera poligonale sa perfettamente che cos'è un arco. Io qua ci sono alcune cose che ho incontrato nella mia vita che non posso sopportare. Una di queste è che i popoli precolombiani non conoscono la ruota, che non c'entra niente qua, ma non riesco a digerire in nessun modo. Un'altra cosa che non riesco a digerire è che c'è stata un'evoluzione nell'architettura che ha portato alla scoperta dell'arco. Questa è follia. Per esempio, se voi andate nel Ramesseo a Tebe, quindi Ramesse II, 1300 a.C., i magazzini del Ramesseo sono coperti da moneta d'arco, quindi non è affatto vero che l'arco non è detto di Vetruschi, eccetera. Ma in più il principio statico dell'arco è presente nei muri poligonali. Allora, è presente sia nel fatto che si creano nel progetto, stiamo parlando di un progetto, a un certo punto io sto progettando, ma si creano questi oggetti a forma di rosa, si basa sul principio dell'arco per il semplice motivo che se lo tolgo, questo è un muro di Amelia, ma ne abbiamo un esempio qua a Porta Minore, poco prima di arrivare a Porta Minore, c'è un altro esempio, se lo tolgo il muro rimane su. Ancora di più, questo
Se io tolgo la parte tratteggiata, ottengo una porta, il muro rimane su. Perché rimane su? Perché c'è un arco. Quindi il fatto che l'arco sia autosostenente è l'unica differenza. Se voi potete fare l'arco romano circolare, avete bisogno di un'intera vettura, altrimenti non ci riuscite a costruirlo. Nel poligonale sì. Potrei far vedere tanti altri esempi, per esempio i ponti micenei, che non sono da cercare perché non sono molto turistici, diciamo, ma ci sono, per esempio a Kazakhman, ci sono i ponti delle strade micenee che andavano da Micene a Chirinto, a Nauplia, eccetera, che sono così, quindi sono fatti con archi in poligonale. Un'altra cosa che scusa, mi sto annoiando, no? Un'altra cosa che spesso sento dire, addirittura lui scrive, il poligonale tende all'opera quadrata negli spigoli. Il poligonale tende all'opera quadrata negli spigoli. Che senso ha che il poligonale tende all'opera? Se io devo fare uno spigolo, devo tagliare il blocco, ok? Quindi l'architetto lo sa benissimo e si prepara, ok? Quindi sta arrivando da un progetto poligonale ben definito, si prepara ad affrontare lo spigolo. Lo spigolo lo affronta di preferenza con dei blocchi sovrapposti rettangolari. Lo stesso, questa è la media, ma lo stesso lo vedete nel nostro spigolo della croce, sempre dietro volta minore. Si vede benissimo la regolarizzazione che viene. In definitiva, queste persone che facevano il poligonale facevano quello che volevano, erano in grado di lavorare e mettere in opera la pietra come volevano. Questo è l'esempio più clamoroso. Questo si chiama piramide ellenico, esiste, non è un fotomontaggio, esiste, si trova nel Peloponneso. Gli archeologi lo chiamano Fortino, non voglio entrare su che cos'è la piramide ellenico, in ogni caso è una piramide in opera poligonale. Quindi addirittura non ci sono solo i giunti poligonali, ma ci sono le facce realizzate in poligonale con la dolatura richiesta da quello che ha scelto, scusate, la pendenza della pietra. Ancora sulla tecnica. Allora, la tecnica è antisismica, la tecnica poligonale. Si può discutere se chi usava il poligonale sapeva, perché io sono profondamente convinto che lo sapeva, però si può discutere se sapeva che era una tecnica antisismica oppure no. Io penso di sì, che lo sapesse. In ogni caso lo è. Per esempio, quello che io dico sempre agli studenti è che non è vero che il poligonale non ha piani di posa. I piani di posa sono corsi orizzontali. Certo che ce l'ha i piani di posa, solo che sono ondulati. Quello che io dico sempre è che il muro poligonale mentre scende sale. Questo è un muro che sta salendo, pensate di salire verso Porta Minore, il muro sta, voi state salendo, ma il muro scende. Cioè si creano dei corsi via via che vanno a morire scendendo. Questa tecnica permette l'oscillazione delle pietre. Penso sappiate che se un oggetto è rigido si rompe. Quindi la tecnica antisismica è sempre una tecnica che permette l'oscillazione. Questa oscillazione permette alle onde elastiche di essere dissipate. In questo caso la tecnica poligonale permette di dissipare più facilmente le onde elastiche. È stato tra l'altro finalmente anche dimostrato, è uscito non molto tempo fa un articolo fatto da due geosismologi che hanno fatto delle simulazioni al calcolatore fra un muro Inca, un muro poligonale, mi pare per Bafuchans, e un muro miceneo e un muro in opera quadrata. Il primo, quello che si nota prima, è il muro in opera quadrata. A distanza viene simulato la sollecitazione sismica sul muro, il muro in opera quadrata prima si balza, si rompe. Quindi se qualcuno ha avuto bisogno di dimostrazione di questo, ce l'abbiamo. Questo è, secondo me, anche la dimostrazione di come loro sapessero che il poligonale era antisismico, perché quando si trovavano in difficoltà usavano la precompressione.
Cos'è la precompressione? La precompressione è se io ho un corpo elastico e introduco uno sforzo congelato, cioè uno sforzo che sta lì e che verrà liberato solo in qualche occasione. Sembra difficile, ma non lo è. Quando voi mettete un tappo a una bottiglia di vino, lo precomprimete, ok? Quando viene fuori il tappo si allarga. Quella è precompressione. Allora, sto immagazzinando dell'energia dentro il tappo della bottiglia che verrà liberata quando tocco. Allo stesso modo qua, chiunque fosse che ha progettato questo tratto del muro di segni, romano ma oppure no, in ogni caso si è molto innervosito perché il muro non sta facendo quello che deve fare, cioè mentre scende sale, si sta regolarizzando. Allora si è preoccupato e ha messo quell'enorme blocco quadrato che è di precompressione perché è molto più pesante dei blocchi che stanno sotto. Ok? Quindi uno di solito dice i blocchi più pesanti li metto sotto, invece no. Questi blocchi più pesanti li metto sopra perché precomprimono e immagazzinano energia dentro il muro poligonale che quindi si romperà meno facilmente. Naturalmente siete nei vostri diritti se chiedete come facevano i romani i muri antisismici, questa è la risposta. I romani sapevano perfettamente che il muro deve oscillare, se volete non crolli, e usavano le grappe a coda di rondine. Usando le grappe a coda di rondine i blocchi vengono collegati fra di loro, ma in modo fra virgolette elastico, per esempio pensate all'elasticità, molto vicino alla rigidità ma elastico. Questo permette ai muri romani di oscillare senza crollare. E queste grappe ormai sono state tolte, se pensate per esempio ai tempi del foro si vedono benissimo i segni delle grappe. Quindi questa è la soluzione romana, che è una soluzione completamente diversa. Ma questa è la tecnica dei muri poligonali. Quello che sappiamo della tecnica dei muri poligonali io direi è molto buono, okay? Perché i muri sono sempre gli stessi, la tecnica costruttiva è la stessa, quindi quella dell'Inca è stata studiata molto bene. Sappiamo per esempio, tra poco ho avuto modo di verificarlo anche qui a Valle in questi giorni, che l'allentamento delle pietre veniva fatto su superfici ruvide. Questo è esattamente quello che facevano anche l'Inca, cioè si crea attrito. Le pietre ovviamente sono libere, non c'è malta nei muri poligonali nel modo più assoluto, la malta che c'è purtroppo, ne parliamo alla fine, ma però sono ruvidi i piani di allentamento, quindi facilitano l'adesione e anche lo scorrimento quando necessario. L'altro problema, allora questa è la tecnica, l'altro problema naturalmente è il problema della datazione. Allora il problema della datazione va da un estremo all'altro. Questa è la verità, questo è come io l'ho lasciato 20 anni fa, come l'ho ritrovato in questi giorni, con una grande eccezione che farò vedere fra un momento. Ma l'ho lasciato così, l'ho lasciato con i pelasgi di cui non c'è nessuna prova, quindi non c'è nessuna prova che c'è stato un popolo che ha importato la tecnica poligonale, diciamo alla fine del bronzo, per un attimo la metto a posto una tecnologia. In modo da fissare le idee, c'è solo questo fatto sconcertante, che non so definire in altro modo che non sconcertante. Sapete dove è stata fatta questa foto? È stata fatta a Micene. Questa è la cisterna di Micene. Se la volete l'ingresso alla cisterna sotterranea di Micene, ma ci sono archi di questo genere, ce ne sono decine a Tirinto, ce ne sono a Midea, eccetera. Quindi tutto il mondo miceneo lo potete portare giù al massimo al 1200-1150 avanti Cristo, quindi siamo alla fine dell'età del bronzo, e c'è questo. Allora uno fa vedere a qualcuno che non sa niente, fa vedere questo e poi fa vedere questo, no? E la persona che non sa niente che cosa ti dice? Ti dice che sono nello stesso luogo che ha fatto lo stesso architetto. Okay, persone identici. Questo ovviamente l'abbiamo visto stamattina, è l'arco di Artino. Allora di fronte a una cosa del genere si capisce perché per esempio questo studioso napoletano si chiamava Nicolucci insistette nell'Ottocento, Schliemann era venuto a vivere a Napoli. Come sapete Schliemann, oltre ad essere lo scopritore di Troia,
è anche la persona che ha scavato Micene, ha trovato le tombe reali a Micene, era a Napoli, e questo Nicolucci l'aveva praticamente convinto a venire a scavare ad Arpino, perché gli ha fatto vedere Arpino, quello ha scavato Micene, e chiaramente poi è morto, è morto improvvisamente. Quindi c'è questo problema di questa identità di tecnica che si riflette perfino nella tecnica di questi due oggetti che sembrano obiettivamente identici. Però per adesso nessuno ha mai trovato nessun tipo di prova stratigrafica o archeologica di questo legame. Allora, di fronte a questo, l'archeologia della prima metà del Novecento, quindi sono contributi di vari studiosi, Descartes, per esempio, Savignoni, Mengarelli, eccetera, fino ad arrivare a lui, ha codificato altrettanto in modo arbitrario, perché è così, altrettanto in modo arbitrario, un altro dogma. Questo dogma è tutto quello che vedete è romano. Allora, per esempio, se voi provate a leggere Lulli è in grado di datare le cinte in opera poligonale all'anno, perché per lui la cinta in opera poligonale è stata fatta quando la città è stata dedotta da una colonia dai romani, che si chiama Giane, a Calabria, oppure è stata fondata da una colonia dai romani, oppure è stata data la civitas sinusufrana. Ci sono tanti metodi che i romani avevano per allargare il loro dominio. Comunque lui dice, a titolo libero, dice che quest'anno qua i romani sono arrivati, i romani hanno fatto la città. Comodo. Però questo è quello che facevano i romani. Questa è una foto fatta vicino alla stazione Termini, e sono le mura, così le serviane forse sono un pochino più sotto, le carreggia, comunque siamo nel quinto secolo avanti Cristo, sono in opera quadrata, la tua maestranza forse erano greche, perché ci sono delle finte. Non voglio dire che i romani non sapevano costruire con blocchi enormi, lungi da me, queste sono le fondazioni del Colosseo. Il blocco standard delle fondazioni del Colosseo pesa 5 tonnellate. Però l'atteggiamento è sempre quello più, vorrei dire utilitaristico, ma diciamo comunque pratico possibile. Il blocco da 5 tonnellate di travertino che viene direttamente da Tivoli, dovete pensare durante l'età Flavia che c'era un flusso ininterrotto di giorno e di notte, quindi la Tiburtina era illuminata di notte, c'era un flusso ininterrotto di carri che portavano i blocchi del Colosseo dalle cave di Tivoli, e 5 tonnellate è, con una buona ragionevolezza, quello che trainano due buoi su un carro rotativo. Quindi è il massimo del blocco romano, non perché i romani non fossero capaci, se volevano, di spostare blocchi più pesanti, ma perché è il modo più comodo per avere il blocco grosso e farlo portare da due buoi. Quindi l'atteggiamento è un po' questo. Allora, di fronte a questo ci sono delle osservazioni da fare. Una è questa: non esiste neanche un muro poligonale in tutta Roma. Se qualcuno lo conosce, lo prego di segnalarmelo. In tutto il territorio di Roma non c'è un solo metro di muro poligonale. Ma perché? L'altra cosa interessante è che gli autori latini non ne parlano, e Vitruvio non la conosce. Sfido chiunque a dimostrare che Vitruvio conosce l'opera poligonale. Questa è una cosa che ho già fatto 15 anni fa nel mio vecchio libro, c'è una lunga discussione su Vitruvio, da cui si evince che Vitruvio ha proprio l'opera poligonale, proprio no, non c'è. Quindi non c'è, perché l'unico trattato di architettura che abbiamo dalla romanità non c'è. Questa è una cosa che pochi sanno, ma secondo me è molto significativa. Non l'hanno mai rappresentata. Cioè, non solo non c'è a Roma, ma non c'è in tutta l'arte romana dovunque. Io non ho mai trovato una sola rappresentazione dell'opera poligonale nell'arte romana. Mai. Anche quando ci dovrebbe essere, vi faccio vedere dove ci dovrebbe essere. Questo è il rilievo Torbonia. Ma cos'è il rilievo Torbonia? Un rilievo è stato trovato durante il prosciugamento del lago del Fucino, e rappresenta una città quando il lago c'era, perché forse sapete che il lago del Fucino è stato orribilmente prosciugato nel 1800,
e ha provocato quello che ha provocato in Provenza, leggete Sidone per esempio, lo sapete, ma all'epoca era la vallata del lago era molto florida e questa è una città che è vicina al lago. Un rilievo di Edano Mara, Claudio probabilmente. Allora, di città ce ne sono due. Una è Alba Fucens, che come tutti sapete è l'apoteosi del Poligonale, l'altra è Macruvium. Gli archeologi sono un po' in dubbio perché le mura rappresentate qua non solo sono in opera quadrata, ma sono un po' assurde, nel senso che i blocchi sono enormi, vedete? Comunque, leggete qualunque libro, qualunque lavoro sui rilievi d'Apollonia, troverete che è senz'altro Macruvium. Perché senz'altro Macruvium? Perché se fosse Alba Fucens avrebbe potuto usare la Poligonale. Peccato che le mura di Macruvium sono in opera incerta. Sono bellissime, sono come la mura di Aosta, sono praticamente dei pezzi di roccia, ma non sono in opera quadrata. Quindi io deduco che questa è Alba Fucens, ma che l'artista romano l'opera poligonale non la sapeva rappresentare, non la voleva rappresentare, perché la gente non la capiva, perché non faceva parte della loro cultura. Questa è naturalmente una mia ipotesi, che però è confortata dal fatto che lo stesso successo per Gica. Se voi andate a guardare le cronache disegnate subito dopo la conquista, in particolare la nuova cronaca del governo di Pomo de Viala, lui scrive per gli spagnoli in Spagna, cioè lui sta mandando messaggi per dire che gli Inca sono oppressi, eccetera, eccetera, e fa una serie di figure. Sapendo che verranno viste in Europa, dove in Spagna, dove le mura poligonali non esistono, anche se disegna Cusco, gli fa pure una parola quadrata, perché sa che non verranno capite. Quindi questo è un altro sospetto. Allora, devo confessare che fino a non molti anni fa io pensavo che i romani non avessero fatto manco uno di muro poligonale. Adesso mi sono ricreduto, ci sono senz'altro dei muri in opera poligonale che sono stati fatti dai romani, ma io penso che siano per motivi estetici. Quindi, per esempio, sono ormai convinto che il basamento del santuario di Palestrina sia un'opera puramente romana, ma perché hanno chiamato probabilmente quello sotto? Perché hanno chiamato probabilmente delle maestranze apposite per far fare un muro in opera poligonale? Beh, non ci vuole molto a capire che richiama, era un santuario con sede di processione di oracolo, Palestrina, richiama l'oracolo più famoso dell'antichità, cioè l'oracolo di Delfi, dove si viene accolti da un muro poligonale splendido che è nel basamento del tempio. Quindi è un motivo di tipo artistico. Anche Alba Fucens hanno fatto pezzi, forse hanno fatto pezzi anche qua, forse, ma per motivi estetici, non era un lavoro tecnico. Allora, che cosa penso alla fine? Vediamo un po' di cronologia. Finisce l'età del bronzo, siamo attorno al 1150-1100 a.C. C'è un periodo di cui sappiamo pochissimo, che purtroppo è chiamato Medioevo ellenico, ma di fatto sappiamo molto poco. Dal Medioevo ellenico, adesso se c'è qualche ora in sala mi scuserà se sono un po' brutale con la cronologia, ma solo per darvi un'idea di come funziona a grandi tratti, dall'Ottocento, quindi dalla fine del Medioevo ellenico, fino al 400, l'Italia è popolata da colonie greche, colonie fenicie, quindi l'isola Magna Grecia, dagli Etruschi e da una stragrande varietà di popoli, che sono i popoli latini, i volsci, gli erici, gli equi, eccetera, di cui sappiamo pochissimo, perché che cosa sappiamo? Sappiamo quello che hanno scritto i loro conquistatori, cioè i romani, e basta. Allora la domanda è: tutte queste persone aspettano Roma senza fortificarsi? Roma nel 391 a.C., sono passati 400 anni, sta ancora combattendo con Veio. Penso che sappiate che Veio ormai è un quartiere di Roma sulla Cassia, ok? 15 km da San Pietro. Questo è quello che stanno facendo i romani nel 391. Dal 390 all'inizio del terzo ci sarà l'espansione. Allora, tutti questi popoli aspettano
i romani senza fortificarsi? La risposta, secondo me, è no. In particolare, la tecnica poligonale attraversa, perché ci sono i muri poligonali miceneri, ci sono i muri poligonali come Delfi, che è datato perfettamente al VI secolo avanti Cristo, quindi la tecnica è passata in questo periodo, e la gente non aspetta, perché lo riconoscete questo luogo qua? È presente. È presente, sì. Allora, questo è come gli etruschi aspettano i romani, è un muro stupendo, non è un vero poligonale, è un muro megalitico, però è datato almeno al VI, se non prima. Quindi quello che io penso è che la maggior parte delle cinque poligonali sia stata costruita da questi popoli che si facevano guerra fra loro, che comunque non avevano nessuna intenzione di aspettare la conquista romana come avrebbe lui per costruire una poligonale. Sono un'osservazione, però anche da loro c'erano delle guerre. Anche da loro, certamente. Però Roma non era così grande da potersi considerare. No, lo spallaggio delle situazioni si è tagliato, penso ai uosci, penso ai piedi che scendevano, per cui è forse, cioè, forse la giustificazione che la fortificazione poi ha fatto solo per difendersi ai romani non è proprio. No, ma non voglio dire questo, si commentava anche fra di voi, in ogni caso l'espansione romana è molto lenta, quindi quando loro cominciano. Spero spassiamo, no? Cioè, le guerre destine contro Roma già risalgono il periodo di Cassio, per cui non è che dovevano aspettare il quarto secolo, il quinto secolo, sono d'accordo. Quindi già abbiamo una ancora più antecedente. Sono d'accordo. Comunque ci sono questi 400 anni di storia, però magari non facciamo più. Sì. Ci sono questi 400 anni di storia che attraversano la costruzione di queste mura. Adesso la novità è questa è veramente una novità, è stata pubblicata non tanto tempo fa, non so se lo riconoscete, è molto difficile riconoscere, è comunque un muro poligonale a Castel San Pietro, quindi Castel San Pietro è tra virgolette l'acropoli di Palestrina, okay? Questo muro è stato datato in modo certo perché è venuto giù un pezzo e gli archeologi Demma e Molari hanno potuto scavare, fare un saggio di scavo nel riempimento del muro poligonale che è sicuro al 100%. Il materiale che è venuto fuori è dalla metà del settimo, fino, entra in uso dalla metà del settimo, finisce l'uso all'inizio del quinto. Quindi scegliete voi se volete la datazione più alta o più bassa, cioè potete dire che il muro è stato fatto nel settimo, perché il materiale è già in uso nel settimo, parliamo dal 700 al 600 avanti Cristo, oppure portato un po' più giù. In ogni caso siamo al massimo ad inizio tutto, fra il settimo e inizio tutto. Questa datazione qua è nuova, è stata pubblicata da non molto, è poco conosciuta, è sicura, assolutamente sicura. Quindi io penso che sulla base di questo risultato bisognerebbe cercare di acquisire altri. Quindi bisognerebbe cercare di acquisire dei risultati definitivi sulla datazione delle cinte più importanti, perlomeno dopo il poligonale delle cinte d'Italia. Perché questa idea che Castel San Pietro è del settimo è sì, certa. No? Ok, adesso entriamo. Quindi ho cercato di darvi un quadro, spero non troppo tecnico, di quello che veramente sappiamo. Adesso entriamo invece nella seconda parte, nella quale vorrei darvi un po' un'idea di quello che può dire la mia disciplina. La mia disciplina è l'archeoastronomia. In particolare l'archeoastronomia può dire cose interessanti per le cosiddette acropoli, lasciatemi chiamare così, cosiddette acropoli, vedremo che sono per tutto neopoli, acropoli, nel senso di ultima difesa del castello di Ovale, no. Questa penso che abbiate riconosciuto che è la struttura che si trova sopra Circeo, sopra il promontorio Circeo, quindi è indicata le mura. Chissà se qualcuno riconosce questa, questa edificio. No, si trova in Umbria.
il nome in Bibbia. Cesi. Esatto, Cesi. Esattissimo. Quello sotto è il paesino di Cesi, quello sopra è la croce di Sant'Erasmo. Di Cesi. Quel pezzo bianco lì. Sì, sì. È uguale a... sì. Al disegno della croce. È molto molto simile. Sì, le acropoli tendono a somigliarsi tutte in disegno. E poi si allarga sotto. Sì, sì. Sant'Erasmo, Cesi. Altre sono ovviamente città, questo è il Ferentino, ne visiteremo fra un momento, e naturalmente altri che visiteremo alla fine. La, quindi questi tipi di monumenti si trattano di oggetti complessi che sono, ma questo è normale in arca astronomia, muti e distanti. Sono muti perché non ci sono testi, sono distanti perché bisogna guardarli, toccarli, come diceremo, proprio così, per cercare di estrarre delle informazioni. Quello che è sicuro è che uno non fa questo per motivi difensivi. Questo è sicuro. Non si fa questo, cioè il pizzo pizzale, per motivi difensivi, lo si fa per motivi simbolici. Si sta fondando un potere qua. E un muro di questo genere, così complesso nella sua tessitura, nella sua realizzazione, manda un messaggio. Quali sono questi messaggi? Questo, senza fonti, non lo sappiamo, dobbiamo usare delle chiavi. Quindi l'arca astronomia non è la chiave universale, come purtroppo vorrebbero tanti su web, piuttosto che televisione, cioè non è così, non è una chiave universale, ma è una possibile chiave. È una possibile chiave perché molti popoli del passato hanno legato le loro costruzioni al cielo. Quando funziona come chiave? Solo ed esclusivamente se usata in modo rigoroso. Quindi se usata come disciplina scientifica ancorata all'archeologia. Se non è ancorata all'archeologia non ha speranza di dire cose sensate. Ok? Quindi l'archeastronomia moderna lavora in stretto contatto con l'archeologia. Vi faccio vedere un secondo questo solo per ricordarvi che il movimento del Sole durante l'anno passa dal sorgere in un punto che è più a sud dell'est possibile, che è il solstizio d'inverno, poi passa da est agli equinozi, poi si avvicina a un punto più a nord possibile, che è il solstizio d'estate, che è chi c'era, quello che abbiamo visto 2 giorni fa all'alba ad Alatri. Quello è il punto più al nord possibile in cui il Sole va a sorgere. Questo è molto importante perché se non si ha il senso che il Sole come punto che sorge all'orizzonte si sposta tutti i giorni nel corso di 6 mesi, non si capisce che cos'è un allineamento astronomico. L'allineamento astronomico punta in una direzione dove il Sole andrà a incrociarlo una volta all'anno se sono i 2 solstizi, 2 volte all'anno se è un altro giorno. Altrimenti non lo vedrete. Se voi fate l'alba fra una settimana non vedete quello che abbiamo visto 2 giorni fa. Questo è l'unico motivo per cui ho fatto questo. Allora, l'allineamento astronomico più famoso di tutti è quello di Stonehenge, costruito nel Neolitico, sul quale ultimamente abbiamo anche fatto un po' di lavoro, ha fatto anche un po' di rumore. Comunque al centro c'è un ferro di cavallo di questi grandi megaliti. Se lo seguite all'orizzonte trovate che il Sole sorge al solstizio d'estate in allineamento con Stonehenge. Di fatto oggi pensiamo che sia piuttosto l'allineamento opposto, questa splendida foto del mio amico Clive Ruggles, pensiamo che sia piuttosto l'allineamento opposto, quindi il Sole tramonta al solstizio d'inverno lungo una direzione che è simmetrica rispetto all'osservatore, quindi va a finire dentro il monumento, e probabilmente questo ha un significato di rinascita. Il monumento era legato agli antenati, al mondo dei morti, e il solstizio d'inverno rappresenta una specie di speranza di vita oltre la morte. Questi sono i tipi di contenuti che l'arcastronomia cerca di dare ai suoi risultati. Questo avviene in moltissimi altri luoghi. Questa foto, per esempio, è stata fatta con un permesso super specialissimo al sorgere del Sole alle nozze di primavera, dentro un tempio, forse siete anche in grado di conoscerlo, è il tempio della Concordia ad Agrigento, che è allineato al sorgere del Sole agli equinozi, è stata fatta all'equinozio di primavera. Qualche esempio, questo è la Angkor Wat, sempre all'equinozio di primavera, in Cambogia,
spettacolo fantastico da vedere. Questa è la città proibita, in tutti i luoghi in cui ho lavorato negli ultimi anni, è la città proibita allo stesso inverno, siamo a Pechino, epoca Ming, e questo è un monumento muto e distante, vi assicuro, muto e distante, nessuno parla del Pantheon, tranne due frasi ambigue di uno storico che si chiama Cassio Dione, ma questo è il fenomeno che avviene dal Pantheon, cioè l'illuminazione dell'ingresso il giorno del 21 di aprile, il Natale di Roma, quindi anche monumenti che sono vicini. L'ultima foto è quella forse che mi sta più a cuore, cioè è il solstizio d'estate a Giza con il sole che forma un'immagine del sole fra due montagne, che era anche il nome della Via Moncheta, quindi un fenomeno eccezionale che avviene da 4550 a tutti gli anni. Allora, questo è il tipo di cosa a cui siamo interessati e lo facciamo, ripeto, in modo rigoroso. Quindi, da una parte ci sono tecniche che oggi sono modernissime, rilievo di ogni genere topografico, ricostruzione del cielo, analisi statistica degli allineamenti, eccetera, ma dall'altra ci devono essere dati archeologici, le fonti storiche, se c'è l'etnoastronomia, cioè c'è qualche tradizione che emerge anche. Se siamo in grado di fare questo, allora siamo in grado di applicare questi risultati per capire come ragionavano queste persone. Questo è un esempio: il faraone considera se stesso un dio, quindi è al suo stesso piano della dea della conoscenza, Seshat, sono insieme che fondano l'architettura, perché stanno fondando il tempio di Enfo. I testi dicono che guardano le stelle di Lhotse. Quindi qui c'è un po' di tutto, c'è il potere, c'è la religione, c'è l'architettura, c'è l'astronomia. Un esempio secondo me molto importante, ma non solo questo, perché c'è anche la valorizzazione dei beni culturali. Cioè il fatto che, per esempio, eravamo, non so quante, 100 persone, l'altro giorno, comunque erano le 6 e un quarto del mattino, ma eravamo svegli per vedere l'alba. È un modo per valorizzare un bene culturale. Forse sapete che questo documento, di cui sono stato autore anch'io, è il documento dell'ICOMOS, ma l'ICOMOS è il braccio, diciamo, operativo dell'UNESCO, quindi il documento UNESCO-IAU sui siti di interesse astronomico che si potrebbero mettere sotto tutela per l'interesse astronomico. La scheda sua lato in questo momento è fatta io, ormai molti anni fa. Quindi proponendo, no, comunque mettendo una nota per iscritto, che forse la propria di altri potrebbe essere messa sotto tutela anche per i suoi valori astronomici. Bene, siete stanchi? No, non siete stanchi. Ah, va bene. Allora, se non siete stanchi, nell'ultima parte di questa chiacchierata visitiamo queste acropoli e vediamo che cosa può dire la gastronomia. Partiamo dal Circeo. Allora, Circeo, questo luogo abbandonato in tutti i modi possibili, è stato offeso in tutti i modi possibili, addirittura hanno spostato il blocco con Caterpillar molti anni fa, eccetera, eccetera. Con l'amica Susie Blake avevamo cercato di scrivere al sindaco del Circeo chiedendo che facesse qualcosa, perché non abbiamo avuto risposta. Quindi è abbandonato sul monte ed è un oggetto stupendo dal punto di vista del polimare, all'interno del quale non c'è niente, c'è una cisterna e basta. Non ci sono, perché c'è anche una postazione tedesca nella seconda guerra mondiale, per il resto non c'è niente. Quindi era un recinto in polimare, grande, abbastanza grande, costruito in un posto assurdo, perché è uno dei lati sul crinale, dove dentro non c'era niente, non c'era un tempio, non c'era niente. Quindi sembrava veramente incomprensibile. Questo è l'ingresso, l'unico ingresso che ha Circe. Sono stati due archeologi, che sono Lorenzo XV e Stefano XV Gigli, finalmente a fare un rilievo completo della propria di Circeo. Quando hanno fatto il rilievo della propria di Circeo, quindi questo risultato non è affatto mio, è dei XV, hanno scoperto che c'è una strada sostituita in poligonale che sale dal paese di Circeo, che a sua volta è al poligonale, per esempio. Quindi la situazione è analoga
non so se conosci, al santuario di Diana a Neni, dove c'è un paese a valle e c'è una via sacra, questa è romana, una via basolata, che sale al santuario. Il santuario di Diana era un bosco sacro. Allora, quello che loro hanno proposto è che la propria Cecei sia un bosco sacro a Venere, e c'è un'iscrizione, scusate, volevo fare questo senso adesso, c'è un'iscrizione che dedica il promontorio a Venere. Quindi finalmente abbiamo un'interpretazione sensata di un recinto poligonale assolutamente incomprensibile. Sta lì, esiste, ma non si capisce che ci sta a fare. Naturalmente loro pensano che la datazione sia tardo repubblicana, cioè sia secondo o primo secolo avanti Cristo, io non condivido nel modo più assoluto, secondo me è molto più antico, ma in ogni caso è forse la prima volta che uno di questi recinti, che sono sempre interpretati come l'ultima fortificazione, la popolo che si mangiava lì in caso di assedio, sono invece, hanno un contenuto simbolico religioso. Quello che io posso aggiungere è questo, e anzi spero che il mio amico Daniele Baldassarre, che è qui presente, che qualche volta si volontarizza per andare a fare foto alle astronomiche, si possa fotografare. Questa è una simulazione che è stata fatta con Google Earth, in cui si vede il Sole che tramonta in allineamento con l'ingresso di Cecei, che si trova sull'unico lato che non è obbligato dalla topografia, l'hanno fatto lì perché lo volevano fare, il 21 di aprile, il 20, diciamo, nella seconda metà di aprile, che era il mese tradizionalmente dedicato a Venere. Quindi quello che in questo caso può fare la astronomia, diciamo, tanto per scaldarci, è dare una conferma, secondo me, forte, però voglio vedere la foto, assolutamente, perché le cose vanno verificate, che la propria Cecei era dedicato a Venere. L'altro esempio, sul quale ho lavorato tantissimo, perché mi sono scontrato, con tutto rispetto, per carità, tutto rispetto, però mi sono scontrato con acrobazie incredibili scritte dagli archeologi, è la prova di Ferentuna. La conoscete, penso, tutti. È un oggetto straordinario, anche la costruzione romana, quella sopra, in opera quadrata, sopra c'è il palazzo vescovile medievale, sotto c'è il basamento, diciamo in poligonale, è un basamento vero e proprio, e all'altezza delle bocche di lupo del palazzo romano scorre l'iscrizione di censore. Allora, questo la vediamo un momento, la colpa di Ferentino. Siamo a Ferentino, la colpa di Ferentino. Come questa iscrizione? Allora, su questa iscrizione, che dà il titolo a questa conferenza, in termini di Venere Secum, è stato detto di tutto di più. Perché? Allora, l'iscrizione dice che all'inizio Marco Aurelio, che sono due, non sono per adesso altrimenti documentati, sono senz'altro due magistrati romani della fine del secondo secolo, diciamo 120 avanti Cristo, tanto per fissare le idee, hanno costruito tutto, i fondamenta e i muri, che tutto è alto 33 piedi romani, quindi sono circa 10 metri, e che in terra è allo stesso modo come di pietra sopra la terra. C'è scritto questo. Allora, che cosa è successo? È successo che c'era il dogma, no? Cos'è il dogma? Il dogma è hanno fatto tutti i romani. Allora, se hanno fatto tutti i romani, hanno fatto tutto, sotto e sopra. Allora, se hanno fatto tutti i romani, siccome è ragionevole che la parte romana sia alta 33 piedi, 10 metri, ci devono essere anche sotto. Quindi archeologi del carico di Barco di Bullini, cioè sono grandi archeologi degli anni 50 dello scorso secolo, hanno scavato disperatamente cercando questi 33 piedi romani. Ovviamente sono le fondazioni sono, non sono a piano, quindi era impossibile trovare un piano di fondazione che avesse quella profondità. Cercavano di trovare almeno un punto, vi giuro, c'è scritto così, cercavano di trovare almeno un punto in cui c'erano 33 piedi e non lo trovavano. Per cui ancora adesso capita di leggere articoli su Ferentino in cui c'è scritto della propria abbiamo capito tutto tranne l'iscrizione. In che senso abbiamo capito tutto tranne l'iscrizione?
questi due censori erano persone serie, in un mondo di gente seria, che ci ha lasciato un messaggio. Se non l'abbiamo capito, non abbiamo capito niente, no? Allora, secondo me, la soluzione, scusatemi, ma è molto semplice. Se voi rinunciate all'idea che siano contemporanei, allora l'acropoli a destra è alta quanto il muro poligonale che esisteva già a sinistra. Punto, è chiuso. Quindi, secondo me è questa la soluzione per questo annoso problema. Poi Mariana ha fatto anche domanda prima, molto prima dei due censori, ha fatto il basamento e il muro poligonale che stava sulla sinistra. Quando i censori hanno aggiunto l'edificio, l'ha fatto alto quanto quello che esisteva già. Però dovete rinunciare alla contemporaneità. Questo è uno. La seconda cosa, grazie all'autorità di Fiorentino ormai parecchi anni fa, e grazie all'interessamento, indovinate un po', dell'amico Remo Costantini, abbiamo potuto visitare e fare. Quanti sono stati dentro? Dentro la Propoli, Fiorentino. È un oggetto, è un'opera romana, tardo repubblicana, stupenda. Ci sono le finestre a bocca di lupo che creano sostanzialmente un criptoportico, un ambulatro con luce diffusa, e c'è un interno molto rigoroso, due stanze successive per entrare nella seconda dovete entrare nell'altra, e dietro c'è una stanza che sembra quasi segreta. Nessuno si è mai veramente occupato di capire che cosa è questo coso. Nessuno. Addirittura c'è scritto, ma forse c'è un tempio sopra questo tesoro. Che senso tesoro? Il tesoro è una stanza nel sottosuolo. Questo ha una struttura complessa. Allora, la mia proposta si basa sul fatto che questo oggetto è orientato in modo molto preciso, spacca il primo di grado a 45 gradi, cioè quella è la direzione che viene chiamata sud-ovest, però spesso per sud-ovest si prende conto di direzione che sta in mezzo. Questo è proprio il sud dell'ovest, 45 gradi a sud dell'ovest, cioè una divisione di tipo simbolico che viene dal mondo simbolico dei romani. Infatti, questo è romano, viene dal mondo simbolico dei romani, infatti c'è un paragone. Questo paragone qua è il Mundus di Cerveteri. Cerveteri, città etrusca, viene rifondata con la conquista romana. Questo censore che lascia scritto il suo nome, esattamente come i censori di Fiorentino, si chiamava Genuccio Clepsina, fa costruire il Mundus, cioè il luogo dove venivano poste le primizie dei campi, dove venivano posti le statue dei lari fondatori. È un luogo sacro dedicato agli dei terrestri. Questi dei terrestri sono associati alla direzione sud-ovest. Quindi a Fiorentino, come il Mundus, sul Mundus si dice, avete, sono tutti d'accordo che il Mundus Cerveteri ha la stessa struttura delle due camere, è orientato nello stesso modo, è il luogo in cui i censori hanno rifondato il Mundus di Fiorentino. Questa è la mia interpretazione della propria Fiorentino, che si basa in primis sull'orientazione. L'orientazione non è solare, non è lunare, non è stellare, è un'orientazione simbolica. È proprio la direzione degli dei, diciamo, delle divinità legate alla terra terrestre. Questa è Norba, mi sto avviando alla conclusione, questa è Norba che abbiamo, grazie a Remo, rivisitato. Questo è il sottoscritto, non riesce a staccarsi dai muri poligonali, ma ormai avete capito questo. E l'acropoli minore di Norba, come ho scoperto molti anni fa, ormai nel 2007, è orientata al tramonto del sole, al solstizio d'estate. Vi faccio vedere la foto che ha fatto Daniele Baldassare, perché noi siamo andati l'altro giorno, ma si è creata foschia e all'ultimo secondo il sole non ci ha regalato il tramonto. Comunque non c'è dubbio, questo è il sole, è un elemento perfetto, con quando ancora c'era la scala di legno, adesso è stata sostituita da un'orrenda scaliera di ferro, in allineamento perfetto con l'asse della Propoli. Questo asse è il decumano della città romana, ma non sono affatto sicuro che l'allineamento sia stato pensato dai romani, perché se guardate nell'altra direzione che state guardando verso il tempio principale, la Propoli minore di Norba, vedrete il sole sorgere dalla solstizio d'inverno. Quindi io in realtà penso, soprattutto adesso che sono stato con molto tempo per pensare, penso che l'allineamento vero sia piuttosto quello preesistente,
Poi quando i Romani hanno tracciato quest'asse qua, l'hanno tracciato nello stesso modo, è andato a finire al tramonto anzi si sedestare, un po' come a Stonehenge. Concludo con Alatri. Allora, Alatri ha avuto questo, questo personaggio studioso molto profondo, io ho avuto l'onore di conoscerlo anche se una volta sola, che era Giuseppe Capone, che è stato molto pionieristico, talmente pionieristico che fu contattato da uno dei fondatori della Castronomia, perché Anthony Aveni è stato uno dei fondatori, ancora vivente Anthony Aveni, ma è stato lui quello che ha fatto sì che l'astronomia del mondo Maya diventasse, la mesomeria in generale, diventasse uno strumento di lavoro indispensabile per tutti gli archeologi, perché questo è l'Italia, però se andate in Messico o se andate in Guatemala, eccetera, qualunque sito Maya viene studiato anche dall'astronomia di default, perché altrimenti non si riesce niente. Allora, Aveni ha contattato Capone e ha scritto anche una breve nota insieme su queste sue intuizioni. Il problema è che sono state tutte fatte su rilievi topografici come quelli che si usavano allora, con calcoli astronomici come quelli che erano disponibili allora, eccetera. Quindi io penso che tutta l'opera di Don Capone vada ripensata e ritracciata con le tecniche che abbiamo a disposizione oggi. Per esempio, questo è il suo famoso disegno che, in cui si vede l'elemento principale del sorgere del sole sulla Acropoli, che va a battere sulla quella zona del basamento della chiesa che è probabilmente il mundus della città. Però io vorrei sapere come era fatto il basamento, quindi vorrei un rilievo di tutto il basamento, non solo del lato visibile. Vorrei sapere com'era il banco di roccia, se è stato trattato oppure no, eccetera. Lo stesso per queste linee all'aria di essere stata progettata a pianta radiale, la cosa non mi stupirebbe affatto. L'impianto urbano ortogonale viene dai greci, che lo lasciano direttamente al castrum romano. Ferentino, per esempio, non era a pianta ortogonale, Ferentino originale era a pianta triangolare. Quindi non mi stupirebbe. Però è chiaro che non possiamo oggi lavorare con una mappa così. Quindi abbiamo bisogno di un rilievo topografico completo con metodi completi. Malgrado questo, non c'è dubbio che le intuizioni di Capone dal punto di vista astronomico sono valide. Questa è l'alba, non è quella che abbiamo visto l'altro giorno, sono le foto fortuna di Bari prima qualche anno fa, che sono migliori che le abbiamo fatto, ma non c'è dubbio che avviene questo fenomeno è che il sole va a battere proprio in quel punto. L'altra intuizione di Capone è un'altra cosa su cui ho lavorato tanto. Allora, lui pensava che l'Acropoli ricattasse la forma della costella di San Gemello, come ho sentito però quella romanzo. Allora, sono cose pericolose perché la forma della costella di San Gemello, adesso la faccio vedere, quella che noi abbiamo comunemente è una forma che è moderna, cioè non abbiamo nessuna prova che gli antichi che hanno costruito Alatri rappresentassero la costellazione gemelli con una forma geometrica che effettivamente è molto simile. Qui dobbiamo andare a cercare delle conferme, forse non proprio conferme, ma sicuramente ci sono molti indizi che si sono accumulati, uno dei quali ho trovato io stesso. Allora, prima di tutto, i gemelli, quella è una foto del solstizio d'estate, ritratto al calcolatore, in cui chiaramente ho tolto la luce solare, altrimenti non si vede, ma i gemelli stavano ormai, siamo qui mi pare nel 500, avanti Cristo, ospitando il solstizio d'estate. Quindi c'è una corrispondenza fra questo allineamento che è la solstizio d'estate e l'idea della costellazione che ospitava la solstizio d'estate. Non entro in dettagli, ma le costellazioni cambiano perché c'è un fenomeno fisico che si chiama precessione. Quindi all'epoca avveniva questo un cielo, il cielo di Alatri 2500 anni fa. L'altra cosa interessante è che i Dioscuri, quindi Castor e Polluce, che corrispondono alle due stelle principali dei gemelli, sono testimoniati in tutto il Lazio in età antichissima. Forse qualcuno ha riconosciuto questa lamineta,
Esatto, è stata trovata da Castagnoli in una delle aree arcaiche di Lavigno. Non la potete tirare giù più del quinto, vuol dire dal sesto al quinto secolo avanti Cristo, non più giù. Quindi non c'entra niente col mondo romano, si comincia a parlare latino, all'inizio è latino, ma si intuisce in particolare dal que finale, poi diventa greco, Uloïs, Castore, Polluce, i giovani. Quindi il culto dei dioscuri c'è nel Lazio senza nessun dubbio nel quinto secolo avanti Cristo, molto prima che portino i romani, che lo stanno i romani, ma i romani ce l'hanno da subito, questa è una moneta romana con Castore, Polluce, con le stelle sopra, e noi come politici di Milano l'abbiamo dimostrato in un modo abbastanza divertente. Adesso vi racconto in un minuto, poi vado alle conclusioni. Allora, questa è la Via Appia fu ritracciata esattamente sul tracciato romano, quindi se voi poteste togliere l'asfalto trovereste il basalto. Abbiamo misurato la cosiddetta fettuccia sonata a Roma, la fettuccia di Terracina, cioè 60 km dove siamo a fuori le macchine, ok? Quello dico più o meno. L'abbiamo misurata a intervalli di 500 metri con il teodolite, quindi quello veniva scambiato con un autovelox, ma era il nostro teodolite, con il GPS differenziale per una misura molto precisa, eccetera, eccetera, e abbiamo scoperto che la Via Appia è orientata sul tramonto di Castore. Naturalmente nel 312, adesso no, perché c'è la precisione, ma nel 312 era orientata sul tramonto di Castore. Quindi siamo in un mondo romano, ma siamo in un mondo romano che è ancora mischiato, tutti questi posti, siamo nel 312, pieno delle guerre samnitiche, eccetera, i romani orientano la Via Appia, che era una via di penetrazione militare, ma aveva un contenuto simbolico, siamo sempre lì, sul tramonto di Castore. Quindi siamo in un ambiente culturale, religioso, eccetera, quello del Lazio antico, in cui i gemelli avevano una grande importanza. Io non so se questa è una prova, ma sicuramente è un indizio importante in questa direzione. Per concludere, io penso che questa città meriterebbe un approccio completo al suo patrimonio culturale, in particolare il tipo esterno di cui parliamo oggi, quindi un rilievo topografico completo fatto con metodi moderni, e soprattutto bisognerebbe fare questo sulla propria legge. Abbiamo oggi dei metodi non invasivi, vuol dire si passa come se si passasse in Tosa Erba, ma non è un Tosa Erba, ma è un georadar. Il georadar manda segnali a seconda di come è urlata, quindi a seconda di come i segnali penetrano il terreno, a seconda di come ritornano su, si leggono le immagini. Detto così sembra semplice, non lo è, proprio non lo è. Però se per esempio vogliamo sapere se c'è una, come dicono alcuni archeologi, sulla base degli scavi zeri, che sono ballatoio accanto a Porta Maggiore, che c'era un muro preesistente della propria che taglia dentro, questo lo vediamo subito. Se è vero che ci sono dei setti murari che vengono su un pizzo pizzale, come sembra, questo lo vediamo subito, eccetera. In più la maggior parte della superficie dell'Acropoli è libera. Quindi è un'operazione che veramente oggi possiamo fare in modo non invasivo, ripeto, non invade nulla, poi se la sovrintendenza decide che trova una cosa interessante che può scavare lo può fare, ma è non invasivo e si dovrebbe fare oggi a costi molto limitati su tutta la Acropoli per cercare di risolvere finalmente i problemi topografici che ci assediano. Però concludo con queste due foto perché sono preoccupato, ma questa è la condizione del muro di Pizzo Pizzale con i suoi raccapriccianti inserti in cemento armato. Cosa fa il cemento armato? Rende rigido il muro, stiamo visto all'inizio, eh? I muri devono essere liberi di oscillare, di liberarsi dall'acqua, eccetera. La situazione di questo muro mi sembra preoccupante. Lo stesso per l'interno di Porta Maggiore, per il soffitto di Porta Maggiore, per il primo architrave di Porta Maggiore. Quindi penso che sarebbe anche importante fare un intervento conservativo, o perlomeno fare
uno studio che ci dica se sono necessari interventi conservativi. Grazie per l'attenzione.